Questa è la storia di un uomo e della sua azienda. L'uomo è Giovanni Calì e la sua storia ebbe inizio a Villa San Giovanni, Reggio Calabria, il 6 luglio 1904. Dopo essersi laureato in ingegneria elettronica e dopo aver acquisito esperienze lavorative in Italia e all'estero, l'ingegner Calì, spinto dalla curiosità e dall'intuito, decise di recarsi a Mannheim per visitare un'ignota società tedesca che produceva materiale elettrico, la Stolz Kontakt. Da questo incontro nacque una collaborazione basata sulla fiducia e la stima reciproca, e quello fu l'inizio di tutto. Rientrato in Italia, l'ingegner Calì fondò a Milano l'Elettroconduttore SPA. Era il 1932. Nel 1933 l'Elettroconduttore portò sul mercato italiano gli interruttori automatici Stolz. L'installazione di questi apparecchi costituì una rivoluzione in Italia nel campo della protezione elettrica. Nel 1939 scoppiò la guerra in Germania. Le forniture Stolz Kontakt vennero interrotte. Quindi, pur senza avere la licenza, l'elettroconduttore si mise a fabbricare interruttori tipo Stolz, vendendo centinaia di migliaia di pezzi in Italia, Danimarca, Olanda, Svezia e Norvegia. Finita la guerra, il direttore generale della Stolz arrivò a Milano, minacciando la rottura dei rapporti, dato che l'elettroconduttore aveva fabbricato e venduto prodotti tipo Stolz senza licenza, sostituendosi alla Stolz sul mercato italiano ed europeo. Ma quando l'ingegner Calì portò il direttore Stolz in banca e lì ritrovò un libretto con la cifra corrispondente alle royalties che l'ingegner Calì stesso aveva versato per ogni apparecchio fabbricato e venduto durante la guerra. Il direttore non solo si scusò e lo ringraziò, ma concesse all'elettroconduttore la licenza di fabbricazione e la rese rappresentante esclusiva per tutta Italia. Con l'enorme carico di lavoro si rese necessaria la costruzione di uno stabilimento più grande e moderno. Nel 1959 sorse a Milano il nuovo stabilimento elettroconduttore. Lo stabilimento fu inaugurato nell'ottobre del 1959. Nel 1970 aprì a Pomezia, Roma, lo stabilimento figlio dell'elettroconduttore. Col susseguirsi degli anni e la nascita di nuovi prodotti, l'azienda assunse il ruolo leader nel settore con i suoi due stabilimenti con più di 1500 dipendenti. Questi successi furono raggiunti anche grazie a una filosofia molto cara all'ingegner Calì, la valorizzazione dell'individuo, filosofia che nasceva dalla convinzione che fossero i lavoratori i veri protagonisti della sua azienda. L'elettroconduttore fu infatti all'avanguardia nel campo dell'assistenza ai suoi lavoratori, assistenza ospedaliera, corsi di istruzione serale e gratuiti, contributi per l'acquisto di appartamenti, colonie montane e marine gratuite per i figli dei dipendenti. L'ingegner Calì non mancò mai di celebrare le festività insieme ai suoi lavoratori e alle loro famiglie. Nel
L'ingegner Calì ricevette importanti onorificenze durante la sua carriera lavorativa, a espressione della stima guadagnatasi in tanti anni di lavoro. 20 giugno 1958, Sua Santità Papa Pio XII ricevette l'ingegner Calì e tutti i suoi operai ed impiegati in udienza privata. 18 giugno 1960 gli fu conferito il Bergamotto d'Oro al merito sociale e industriale, assegnatogli dal Lions Club di Reggio Calabria. 31 luglio 1960 ricevette l'Oscar dei Due Mondi per l'industria. 29 agosto 1960 gli fu conferita la Valencia Aurea per l'industria. 2 giugno 1961 fu nominato Cavaliere del Lavoro. Fu accolto in udienza da Sua Santità Papa Giovanni Paolo II. 'Questo era l'uomo pubblico. L'imprenditore che diede lavoro a più di 30.000 persone. Ma chi era Giovanni, l'uomo privato? Giovanni Calì aveva un grande amore per la sua famiglia, ne fu il collante, il punto di riferimento, il centro degli affetti. Eternamente legato ai suoi fratelli. Giuseppe, Vincenzo, Rosario, Domenico. E a sua sorella Santina. Un posto speciale nel cuore dell'ingegner Giovanni l'ebbe suo nipote Nino. Laureatosi in ingegneria elettrotecnica, l'ingegner Nino Calì entrò a far parte delle elettroconduttore nel 1961. Nel 1966 assunse la qualifica di dirigente e successivamente quella di direttore assistente all'amministratore unico. L'ingegner Nino condivise con lo zio i momenti difficili, le preoccupazioni e le delusioni. Come anche le gioie, i successi e le soddisfazioni di tanti anni di lavoro insieme. Nel 1972 l'ingegner Nino Calì venne nominato amministratore delegato. E nel 1977 assunse anche la carica di direttore generale. L'altro grande amore di Giovanni Calì fu senza dubbio la sua terra e la sua gente. Chi lo conosceva sapeva bene che la sua testa e il suo cuore furono sempre per metà Milano e per metà a Villa San Giovanni. L'amore per la sua Calabria lo spinse a intraprendere una serie di iniziative che in quegli anni diedero risalto e splendore a Villa San Giovanni. Costituì il circolo culturale Cenide. Costruì il cinema Mignon. Fondò una scuola di avviamento professionale con aule e officine meccaniche. Costruì un albergo che prese il nome di Piccolo Hotel. Ricostruì la nuova sede dell'Istituto Sant'Antonio per il ricovero gratuito di operai anziani.
nel 1955 costruì il Lido Cenide. Centro balneare con ristorante e terrazza sul mare, che fu fonte di lavoro per molti cittadini villesi e creò una considerevole corrente d'affari con Reggio Calabria e Messina. Il Lido fu riconosciuto dalle autorità locali come la costruzione più moderna e tecnicamente attrezzata dell'Italia meridionale. Fu luogo di feste, serate danzanti, concerti, mostre, fu punto di ritrovo e svago per tutti i cittadini di Villa San Giovanni e non solo. Legata al Lido Cenide fu anche la traversata dello Stretto di Messina, competizione di nuoto che iniziò il 5 settembre 1954 e che coinvolse i migliori atleti dell'epoca. La traversata fu ideata e sostenuta dal fratello dell'ingegner Giovanni, il commendatore Rosario Calì, presidente dello Sporting Club di Villa San Giovanni. Il commendatore Rosario Calì con i nuotatori. L'ingegner Giovanni Calì fu l'ideatore dei premi Villa San Giovanni, premi di pittura, letteratura e scienza che iniziarono nel 1956. Suo era l'obiettivo di far conoscere meglio la Calabria, mediante premi atti a valorizzare gli uomini della sua terra. Il suo sogno era di far conoscere la sua terra perché era convinto che una volta conosciuta, la Calabria sarebbe stata di certo apprezzata ed amata. La prima edizione dei premi Villa San Giovanni ebbe luogo nel 1956. 1958 consegna del premio narrativa a Leonida Repaci. Alfonso Frangipane riceve la Targa d'Oro del 1963. Francesco La Face, Targa d'Oro 1964. L'11 luglio 1965 si celebrò il decennale dei premi Villa San Giovanni. Alla manifestazione seguì la pubblicazione di un libro che raccoglie testimonianze e fotografie delle 10 edizioni. I premi Villa San Giovanni proseguirono fino al 1980. Targa d'oro 1966 all'onorevole Giacomo Mancini. Targa d'oro 1967 al professor Vincenzo Caglioti. Targa d'oro 1975 Guido Chidichimo. Targa d'oro 1970 Renato Dulbecco. L'albo delle targhe d'oro annoverò i nomi più prestigiosi della cultura, della politica e della scienza. L'ingegner Giovanni Calì morì a Milano. Il 22 giugno 1985.
lasciando a suo nipote Nino il compito di continuare la sua opera. Nel 1985 l'ingegner Nino Calì, che già ricopriva la carica di direttore generale e amministratore delegato, venne nominato presidente amministratore delegato delle elettroconduttore. L'ingegner Nino Calì fu amministratore delegato della Elettromeccanica Sud, moderna industria creata dall'ingegner Giovanni Calì. E in seguito anche della nuova Elettromeccanica Sud fino al 1974. L'ingegner Nino Calì avviò importanti progetti futuri con la stessa capacità intuitiva e determinazione dello zio. Ma l'ingegner Nino Calì scomparve improvvisamente a soli 54 anni il 21 dicembre 1986. La sua morte improvvisa troncò una brillante carriera, privando l'imprenditoria italiana di un esponente di spicco. La sua fu una personalità infaticabile, intelligente, battagliera, corretta e fiera, forza ed impeto splendidamente uniti a una profonda sensibilità. Una carica umana e un entusiasmo travolgenti che sono rimasti al di là del vuoto che ha lasciato, perché è meravigliosamente